La libertà è un'invenzione. Da un certo punto di vista, volendo allargare il senso di un significato, quasi ogni cosa che riguarda il genere umano è, per così dire, un'invenzione. È la cultura stessa, in ogni sua molteplice espressione, un prodotto, un artificio, un qualcosa che prima non c'era. È ovvio che da questo punto di vista allargato, la norma, le regole, il diritto sono invenzioni. Il dato di fatto oggettivo è il fatto reale che ne legittima l'importanza e attuazione della norma, come per esempio la sofferenza derivante dal sopruso del prepotente sul più fragile, una sofferenza derivante dalla negazione del diritto e libertà. La norma viene dopo. L'invenzione della norma come necessaria consuetudine da sviluppare per la pace e convivenza civile. In senso positivo, si collabora insieme per stabilire un vincolo, un limite che non andrebbe superato, per garantire il più possibile benessere, incolumità, sicurezza e libero sviluppo di ognuno, insieme al rispetto per la vita e il pianeta in generale. Ma quando il retore manipolatore di destra, a maggior ragione se all'estremo della tendenza, con tono strafottente e arrogante, parla dei diritti umani come di una invenzione, di solito del cosiddetto Occidente, il riferimento è a quel senso lato più allargato prima descritto? Ovviamente no. Il riferimento è un significato ben preciso, che serve come artificio retorico per corrompere le coscienze di ognuno, e portarle nel suo spregevole discorso, fatto di cinismo, disprezzo e derisione nei confronti della rivendicazione della libertà e dei diritti umani. Invenzione, nell'immaginario comune, è una parola che è usata in quel contesto di denigrazione, genera un significato ben diverso da quello inteso prima. Significa falso, non naturale, significa ingannevole, richiama la cospirazione degli opportunisti e ipocriti, come se quel mondo di falsità riguardo i diritti umani fosse l'unica condizione naturale inevitabile. E questo solitamente il retore di destra lo sa bene, pur se accompagnato anche da molti ripetitori automatici, persone anche in buona fede che si limitano a replicare la derisione dei diritti umani a pappagallo, nonostante quei diritti, solo per sé, siano sempre pronti a rivendicarli, con parole d'ordine, quali appunto i diritti umani sono un'invenzione. Per quello le giustificazioni successive, che si appellano alla logica, cercando un appiglio nel senso allargato che abbiamo spiegato prima, fanno ridere e sono soltanto ridicole arrampicate sugli specchi. Le intenzioni riguardo ai significati delle parole sono evidenti in base al contesto in cui sono inserite. I diritti umani come invenzione, nel senso denigratorio appena descritto, è una delle più classiche parole d'ordine delle tendenze estremiste e autoritarie. Nemmeno i conservatori moderati usano più quella schifosa allusione, non fosse altro per il timore di non cadere in contraddizione di fronte all'opinione pubblica. La leva emotiva che si cerca di raggiungere, perché i manipolatori ovviamente, per legittimarsi, vogliono apparire come i saggi e buoni, è quella sugli opportunisti, che ovviamente esistono. Ma chissà come mai la premessa più importante prima della giusta indignazione, come dato indiscutibile di partenza, e cioè quella sull'importanza dei valori e il rispetto della persona umana, non è mai introdotta o premessa nella critica all'ipocrisia opportunista. E questo ovviamente succede perché così facendo non andrebbe a segno la retorica che si vuole spingere, che non ha lo scopo di deplorare l'opportunismo, quella è la facciata, ma lo scopo appunto di mettere in discussione i valori stessi, relativizzarli e alludere al fatto che possono essere un'opinione come un'altra. Come se la sofferenza derivante dal sopruso, dalla negazione della libertà e del diritto, fossero questioni discutibili, in base a criteri superstiziosi e stereotipati, quali per esempio il luogo di nascita. Anche l'associazione arbitraria tra i diritti umani e la religione è un altro modo per denigrarli. Un'altra parola d'ordine dell'estrema destra è quella dei diritti umani come nuova religione. In quel caso l'allusione alla religione non è riferita in senso positivo, il rispetto per le sensibilità libere e personali di ognuno, ma come ovvio negativo, quindi un'associazione al fanatismo, all'estremismo, alla violenza.
Quella è l'associazione che si cerca di veicolare. Perché si sa, no? C'è bisogno della demagogia semplicistica del rettore di destra, con tre parole e 100 omissioni, per sapere che da sempre, in ogni luogo, certi farabutti si sono sempre ammantati di nobili parole per i loro sporchi traffici. Ma questo, facendo finta di prendere sul serio l'argomento e che non ci sia malafede, non dimostra per niente che i valori siano inutili e falsi, in quanto certi comportamenti ne sono la negazione. Non si dimostra per nulla l'impossibilità di potenziale comprensione della loro importanza da parte di tutti, ad ogni latitudine, per la pace e convivenza, qualsiasi siano gli usi e costumi innocui che differenziano le varie e dinamiche tradizioni. C'è da dire però, come già accennato, che le semplificazioni di queste retoriche demagogiche non provengono sempre solo da estremisti pericolosi e radicalizzati nell'orrenda visione mondo escludente e autoritaria. Spesso vengono anche veicolate grazie a ripetizioni a pappagallo o in buona fede, di tendenze che sono soltanto ciniche e sfiduciate, pessimiste e amareggiate anche da vissuti personali. Così risulta più facile la manipolazione, la classica leva sulla paura e sofferenza. Certi spunti di possibile comprensione in quel senso, cioè di denigrazione dei diritti umani in buona fede, si capiscono anche dalle riflessioni sulle differenze filosofiche di base tra le due tendenze, destra e sinistra. E il discorso sulla moderazione, temi che ho già trattato in precedenti video. Lascio il link in descrizione. In definitiva, il tentativo di certi ambienti è sempre lo stesso. Riportare indietro le lancette della storia e con superba arroganza continuare a dibattere con la demagogia sul fondamento dei diritti umani, nella finta ignoranza di ciò che si è costruito e sviluppato nel diritto e nella norma, a partire dalla Dichiarazione Universale dell'ONU del 1948. Invece di partire da ciò che è obiettivamente giusto per tutti e spronare la politica in quel senso da parte dell'opinione pubblica, si tenta di rimettere in discussione il diritto stesso e ripartire da zero. Si insiste con toni cinici e denigratori nel denunciare le violazioni dei diritti umani, ma solo per concludere che la norma stessa sia inutile. I diritti umani sono solo un'invenzione che non riguardano altre etnie oltre alla nostra, eccetera. Questo nel dibattito mediatico, insieme a politici conservatori al traino di quelle tendenze estremiste, che mostrano disgusto verso ciò che le persone migliori nel passato hanno inventato nel corso della storia moderna. Come ovvio, invece, la strada giusta è il contrario. Denunciare sempre le violazioni dei diritti umani, ma senza la spregevole allusione che vorrebbe solo colpire le norme che li riconoscono. Denigrando la potenziale comprensione da parte di tutti della necessità del diritto e della libertà, senza tentennamenti nel riconoscere l'universalità logica dei diritti umani. La sofferenza è un'evidenza oggettiva, altrimenti nessun diritto, nemmeno il nostro personale, potrebbe essere legittimato. Concludo questa importante puntata con una bellissima citazione di Antonio Papisca, del Centro per i Diritti Umani dell'Università degli Studi di Padova. Certamente, c'è un problema di inculturazione all'interno delle storie particolari dei popoli e dei gruppi. I sistemi regionali dei diritti umani, europeo, interamericano, africano, l'incipiente sistema arabo, esistono per rispondere alle necessità vitali. Dal canto loro, gli studiosi dei diritti umani si sforzano di individuare principi e valori che sono comuni alle radici delle grandi culture. Ovunque nel mondo, dove si attenta alla vita e all'integrità fisica e psichica della persona, dove ci sono guerre, violenze sulle donne e bambini, epidemie, fame, sete, deforestazioni, sale l'invocazione e il grido di parole percepite come equivalenti ai bisogni vitali. Ovunque nel mondo, diritti umani. Grazie per aver seguito, se vi è piaciuto questo contenuto e vi va, iscrivetevi al canale. I consigli musicali di questo mese dalla rubrica Master Sound, link in descrizione. Per Wild Funk, Bill Withers, You Got The Stuff, del 1979. Per Pure Stroke, Skunk Anansie, con My Ugly Boy, del 2010. E infine per World Music Special, Carlinhos Brown, Vai Rolar, del 2001. Arrivederci alla prossima puntata e ricordiamo il promemoria. Sinistra è una questione di filosofia e ricerca. Valori, non maestri.